Voglio partire da una frase bella che ha pronunciato proprio Emilia in chiusura. Noi siamo il cambiamento. E qualcuno dirà sì, perché? Andate a fare una campagna elettorale, volete essere eletti. E niente, prima di dirvi il perché vi dico che questo paese sta subendo dei cambiamenti velocissimi, non ci stiamo neanche accorgendo di quello che sta avvenendo in questo paese, non ce ne stiamo rendendo conto. Questa campagna elettorale non può essere distaccata da tutti gli eventi straordinari nell'accezione più negativa del termine che stanno avvenendo in questo paese. Sergio Angrisano, candidato alla presidenza della Regione Campania. Sergio Angrisano lo conosciamo da molti anni in politica e ci ricordiamo le tante battaglie per i più deboli, ma non solo, anche per una fortissima presenza per l'imprenditoria sana, una lotta al contrasto della criminalità organizzata, è sempre presente in quanto, oltre che fare politica da tanti anni, è anche un notissimo giornalista e anche scrittore. Niente, Sergio, allora, come candidato, perché hai voluto insistere per mettere assieme questo terzo polo? È stata innanzitutto grazie per i complimenti, faccio il mio lavoro da militante da sempre come tutti quanti gli altri. Mettere assieme il terzo polo significa accettare una sfida importante, una sfida impari, una battaglia veramente difficile, complessa, che però abbiamo deciso di accettare perché sappiamo per certo che il mondo meridionalista ha bisogno di una casa. Questa, il terzo polo, ma CMI soprattutto, è e sarà la casa di tutte le forze indipendentiste, di tutte le forze meridionaliste, di tutte le forze che fanno parte del nostro contesto, del nostro alveo, finalmente avranno una cittadinanza, avranno un riferimento politico. Ok, ti faccio un'altra domanda. I punti salienti di stampo meridionalista all'interno del programma complessivo del Terzo Polo? I punti salienti sono semplici perché noi abbiamo preso, come rimaniamo d'accordo con i nostri partner Meridem, abbiamo preso esattamente per quanto riguarda salute, ambiente, abbiamo preso letteralmente i punti che ci avevano suggeriti, li abbiamo accolti e abbiamo rispettato quel patto, quindi sono quelli senza nessuna modifica. In più ci stanno diritti, soprattutto libertà vaccinale, moltissima l'attenzione che stiamo ponendo sulle autonomie, perché sarà la grande battaglia, la grande sfida che tutti i partiti porteranno probabilmente sul campo di questa enorme sfida elettorale, quindi si parlerà di autonomie. Noi siamo i fautori della macro regione autonoma meridionale, per cui chi meglio di noi? Sarà il nostro oggetto di sfida. Terzo volo vuole significare né a destra né a sinistra, contro i ladri di Pisa che il giorno litigano e la sera fanno gli inciuci, e quindi noi vogliamo essere indipendenti e rispondere al cittadino della regione campana. I vostri punti salienti di programma come Movimento Verde quali sono? Ovviamente lo dice anche il titolo che è onomatopeico, noi particolarmente ci dedicheremo ai problemi ambientali, quindi tutta la parte rifiuti, tutta la parte inquinamento, quindi dove entrano in campo zone ventennalmente scoperte dall'amministrazione pubblica, che sono la terra dei fuochi ovviamente in primis, la riqualificazione di Bagnoli, che sono 20 anni che se ne parla e nessuna amministrazione dopo tanti annunci ci ha messo ancora mano, e via discorrendo. Per quanto riguarda la concessione della risoluzione sui rifiuti, noi riteniamo che bisogna assolutamente giungere a quello che è la parcellizzazione dei rifiuti e quindi della raccolta, aiutandosi anche col compostaggio di prossimità che viene realizzato nei comuni, per il quale ci sono anche dei fondi pubblici che devono essere assolutamente attivati dai singoli sindaci che rappresentano i cittadini, ovviamente. Grazie. Prego. Lia, buongiorno. Allora, ti chiedo come mai avete fatto la scelta di presentarvi assieme al Terzo Polo?
Ci siamo presentati assieme al Terzo Polo perché appunto nei punti di programma del Terzo Polo condividiamo l'idea che la libertà di scelta terapeutica e vaccinale sia fondamentale, sia uno dei diritti del cittadino e della persona. Quindi... Ti chiedo ancora un'altra cosa, tanta gente non distingue da chi è completamente contro i vaccini e chi invece ha una posizione critica in senso costruttivo rispetto ai vaccini. Voi che posizione avete in merito? La nostra posizione è assolutamente critica, nel senso che noi chiediamo sicurezza dei vaccini, chiediamo dati, chiediamo prove scientifiche che i vaccini siano realmente sani. Ovviamente al momento questo non ci viene garantito dallo Stato, dal governo, e quindi ci asteniamo dall'approvare questo decreto della Lorenzin, che è stato veramente uno scempio dei diritti umani e della sicurezza del popolo italiano. Grazie.